Sophie? Sophie? Sì, che c'è? Puoi fare una piccola pausa? Parla pure, ti ascolto. Sophie. D'accordo. Allora, noi due ci conosciamo da parecchi anni e perciò volevo... Potresti uscire da là sotto, per favore? Scusa, sì? Sophie, mi piacerebbe... No, su, vieni con me. Eccomi. Vieni, su. Ma che cosa c'è? Accidenti. Incredibile. Tieni. Hanno io. No! Oh, che sbadata! Ho dimenticato il nostro anniversario. Scusami, Martin, sono proprio tesoro... una frana in queste cose. Ascolta. Mi dispiace, credimi, mi dispiace tanto. Ascolta, tesoro, devi farmi un grosso favore. Non interrompermi, almeno per stavolta. Ok. Questi anni passati con te sono stati più felici della mia vita. Sì, lo so, il nostro non è certo stato il classico amore a prima vista, ma noi due stiamo bene insieme. Ehi, ferma, va bene qui. E proprio per questo volevo chiederti se... Non si apre, accidenti. Aspetta, ci penso io. Ecco fatto. E proprio per questo volevo chiederti se... Scusami, ti prego. Ma sì, sta tranquillo. Tante storie per un pezzo di legno. Sì, bene, bene. Portatelo dentro. Piano, piano, mi raccomando. No, guardiamo insieme. Aspettate un momento. Fermi. Adesso mettetelo sopra. Sì. Uno, due, tre. Attenzione, ragazzi. Va bene, così perfetto. E quello che cos'è? Meno male. Un banco da lavoro. Per la falegnameria, per lavorare il legno. Grazie, Sors. Non ci sarei mai arrivata. Papà, tu non sai niente di falegnameria. Beh, allora è arrivato il momento di cominciare. Altrimenti non imparerò più. Certo, sarebbe sicuramente una perdita enorme. Scusami, non volevo offenderti. Fa pure. Stavi dicendo? Vedi il bicchiere mezzo pieno. È vero che non sei più il capo della fattoria, però almeno non sei solo. Diversamente da me, da quando i miei figli si sono spostati in città. A volte i figli possono anche tornare. Sì. Come il ragazzo di Franz. Ecco a lei, arrivederci. Grazie. Julian. Ciao, papà. Bentornato a casa. New York ti ha fatto bene, a quanto vedo. È stato un periodo splendido, ma ora sono felice di essere qui. Vuoi mettere una piccola banca privata di provincia con l'eccitante mondo della finanza internazionale? Niente falsa modestia, papà. La banca Waldener è un'impresa di successo. Preferisco lavorare nell'azienda di famiglia che far arricchire degli sconosciuti. A patto che il titolare non abbia nulla in contrario se proporrò qualche idea. Il titolare è felice come una Pasqua che il suo figlio il prodigo dopo tanti anni sia finalmente ritornato a casa. Allora, vuoi? Così non mi sfuggirai mai più. Ti piace? Beh, ho pensato, almeno è una cosa un po' diversa dal solito anello. Oh, Marty.
contento che tu non abbia niente in contrario. Per la falegnameria, dico. Falegnameria? Vorresti mettere su un laboratorio? Devo prima restaurare quei vecchi mobili rustici e poi toccherà alle riparazioni dentro casa. Qualcuno dovrà pur badare che Brunerhof non cada a pezzi. Beh, adesso non esagerare, dai. Papà, spero non ti salti in mente di aggiustare il tetto con quel ginocchio malandato. Qualcosa dovrò fare. O vuoi che stia seduto tutto il tempo in poltrona soltanto perché il capo ora sei tu? No, no, ma... Non il tetto. Ma è tutto... Grazie infinite per la tua fiducia, papà. Papà. Che rompiscatole. Buongiorno. A te. Sei già sveglio? Niente jet lag? Ho dormito benissimo. Merito dell'aria buona di Graz. Vedrai che ti piacerà qui. Graz ormai non è più il paesotto addormentato che ricordi tu. Beh, meglio così. Da bambino ci venivo solo in vacanza. Poi l'università Oxford. Poi New York. Sì, la tua carriera internazionale la conosco perfettamente. Si dà il caso che sia stato io a finanziarla. Su, mettiti seduto. Ho intenzione di portare un po' d'aria fresca tra queste vecchie mura. Noi siamo una banca per contadini. Niente paura. Non voglio cambiare il nostro core business. Voglio solamente espanderlo grazie ai miei contatti internazionali. Siamo la banca privata più grande della regione e l'unica che sia in grado di svilupparsi anche all'estero. Ah, sei diventato intraprendente. Però prima di parlare di innovazioni, almeno ambientati. Da un'occhiata qui. La fattoria dei Brunner vuole convertirsi al biologico e chiede un fido. E allora? Johann Brunner è il mio migliore amico, il che mi mette in una posizione scomoda. Mi serve un business plan per capire se la conversione potrà essere conveniente. Controllerò la documentazione. A dire il vero, preferirei che visitassi personalmente la fattoria. D'accordo. Mi piacerebbe che passassi un po' di tempo lì. Come, scusa? Tu conosci molto bene il mercato internazionale, ma qui, per essere preso sul serio, devi conoscere i contadini e le loro condizioni di vita. Queste persone non si fidano della gente di città, e men che meno di uno che arriva da New York e pretende di spiegargli come gestire le fattorie. Per poter dire la tua, prima è necessario che sperimenti di persona la vita di campagna. Prenderesti due piccioni con una fava, mi aiuteresti a chiarire qual è la situazione e apprenderesti cose che altrimenti non verresti mai a sapere. Tu pensi davvero che uno come me, un banchiere con la mia formazione, possa mettersi a far pratica in una fattoria? 2 settimane, non di più. Dopodiché potrai diventare socio.
Te la ricordi ancora, Sophie? Una volta facevate sempre i compiti insieme. Ora potresti aiutarla a stendere un business plan. Sophie, tu lo sapevi che se si mettessero sui piatti di una bilancia tutte le formiche del mondo e tutti gli uomini, le formiche peserebbero di più? Dici davvero? Papà, ho una bella sorpresa per te. Le sorprese di prima mattina possono essere pericolose alla mia età. Però, visto che siamo in argomento, avrei anch'io una sorpresa per te. Beh, allora, comincia tu. Te lo ricordi, Julian? Sei il figlio di Franz. Sei ancora arrabbiata con lui? Ma dai, dopo tutti questi anni. È stato solo un amore estivo. Eravamo due bambini. Come mai ti è venuto in mente Julian? Beh, perché dovrebbe arrivare qui a momenti. Come, scusa? Sì. Ci darà una mano alla fattoria nelle prossime settimane. Ah, eccolo. Sì, contenta almeno per una volta. Non fai altro che ripetere che avresti bisogno di un aiuto. Ciao, Julian. Buongiorno. Ospite tuo, papà. Ah. Benvenuto, Julian. Sei diventato un uomo. E anche Sophie non è più come te la ricordavi. Farai una colazione come si deve. Ti preparo un bel piatto di affettati. E poi mi racconterai un po' di New York. Ok. Ma tu lo sapevi che il 53% dei newyorkesi possiede un'automobile e che solo l'11% la utilizza? Sì, perché hanno paura che la sera quando tornano a casa non troveranno più parcheggio. Dici che il ricco bamboccione mi fa provare la sua macchina? Eh? L'edificio principale lo costruì il mio bisnonno. È rimasto uguale da allora. È bellissimo. Non c'è niente di simile in tutta la Stiria. Questo posto è anche più bello di quanto mi ricordassi. Già, la mia fattoria. Se dovrò andarmene da qui, lo farò solamente con i piedi in avanti. Tra almeno 100 anni. Comunque non sono qui per divertirmi, ma per imparare. Ah, dai. Che cosa vorresti imparare da me? Tu hai studiato a Oxford. Sì, ma non come si gestisce un'azienda agricola in Stiria. E poi la vita reale è molto diversa da quella che trovi sui libri. Voglio conoscere tutto. Cifre, bilanci, strutture, organizzazioni. Ah, beh, allora devi parlarne con Sophie. È lei il capo adesso. Ha deciso di convertire la fattoria al biologico. Una cosa difficile, i primi anni sono duri. Sì, e ho paura che ci rimetteremo. Già solo il costo della nuova stalla. Chissà se ne vale veramente la pena.
Ma Sophie mi somiglia, è una guerriera. La testa dura invece l'ha presa da sua madre. Povera Sophie, quindi ha una doppia tara. Già. Continuiamo il giro, dai. Ma non me ne starò con le mani in mano. Dato che mi ospiti, voglio sdebitarmi. Ti faccio vedere una cosa. Allora, che ne dici? Che cosa sarebbe? Questo è, beh, come si dice, il mio rifugio. L'accesso è vietato a tutte le femmine. Tranne Michele. Michele può entrare. Non avrei bisogno di un cartello, già così è abbastanza scoraggiante. Tutte queste cianfrusaglie andrebbero tolte, è vero, però in fondo, se qui ci metto una radio, diventerà confortevole. Certo che sarà una bella faticaccia. Quello vuoi restaurarlo? Si può fare tutto. L'importante è volerlo. Mi sembra di sentire mio padre. Un uomo saggio. Con l'ossessione della disciplina. Non giudicarlo severamente. Non è facile cedere ai propri figli ciò per cui si è lavorato duramente per tutta la vita. Tu però l'hai fatto, hai passato la mano. Sì, ma non è paragonabile. Qui è un'altra cosa, siamo contadini. Tuo padre ha costruito quella banca praticamente dal nulla. È arrivato qui a mani vuote. E poi si è innamorato di tua madre. E beh, guarda cos'è ora. Divorziato. Nessuno è perfetto. Basta chiacchiere, diamoci da fare. Buongiorno, Sophie. È un secolo che non ci vediamo. Sono 15 anni, per l'esattezza. Io però, al contrario di te, ho molto da fare. E io sono venuto qui per imparare. Non hai niente in contrario se ti accompagno? Aiuterai Lissi a pulire la stalla, va bene? La stalla? La stalla, sì. Quell'edificio rettangolare che puzza di pecora. Fatti guidare dall'olfatto. E dopo darai da mangiare a Jane e alle sue sorelle. A Jane? Simon, glielo spieghi tu, eh? Certo. Ciao, io sono Simon. Piacere, Julian. Ciao, Lissi. Ciao. Sono l'avvio apprendista, il che significa rivolgiti a lui per qualunque dubbio. Ho capito. Non stressare l'avvio apprendista. Ho già pronta la prima domanda. Chi è Jane? Eccola lì. Come Jane Austen, la scrittrice preferita di Sophie. Un po' cerebrale come scelta, vero? Vieni con me. Allora, ti piace lavorare qui? Mm-hmm. Ho insistito per fare l'apprendista con Sophie. È un capo fantastico. Il biologico nel suo caso non è un'idea commerciale, ci crede davvero. Gli animali stanno bene qui. E anche gli umani. New York? No! Spero che non fosse importante. Forse solo un vecchio amico, ma per fortuna qui ne ho trovati di nuovi. Papà, che eleganza. Grazie. Ma che succede? Fa vedere? Proprio oggi c'è il mio piatto preferito. Oggi che mangio fuori. Devi per forza andare a giocare a carte. Viene Martin a cena e volevamo dirti una... Che cos'è questo profumino? Beh, è il famosissimo pollo all'origano di Sophie. Deve essere squisito, ma io andrò a prendermi una pizza. È stato un desiderio di Franz far venire qui Julian per un po'. Mi dispiace, avrei dovuto chiedertelo. Non pensavo che avessi qualcosa in contrario. Infatti non ce l'ho. Se non vuoi che Julian resti, ne parlerò con Franz. Non ci provare neanche.
Potrebbe pensare che io sogni ancora i vecchi tempi e montarsi la testa. No, no, lascialo stare qui. Non c'è problema. Serve qualcos'altro? No, no. Allora, stasera abbiamo degli ottimi gnocchi alle prugne. Ti ringrazio tanto, Rosa. Ma non ho molta fame. Alla lunga diventa un problema. Ti fanno male gli occhi a guardarla. E tu non guardarla, piuttosto pensa alle carte. Però Shorsh ha ragione. Rosa è proprio uno schianto. Se la sposassi, allora. Io lo farei. Ma a lei piaci tu, e lo sai benissimo. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, Franz. Che cosa mi sono perso? Niente, solo Shorsh e il signor maestro che hanno alzato un po' il gomito e dicono un sacco di scemenze. Se non ti avessi già fatto la proposta ieri, te la farei oggi. Il tuo pollo all'origano è sensazionale. Non porti il mio braccialetto, come mai? Non me lo metto quando lavoro, potrebbe rovinarsi. Allora, hai detto a tuo padre che c'è una novità? Ecco, lo sapevo. Io non gli piaccio, vero? È per questo che non mi porta mai a giocare a carte con lui. Non dire stupidaggini. Non ho ancora trovato il momento adatto. C'era troppo da fare. Ah, chiedo scusa, non volevo disturbare. Mi serviva solo... E un po' di... Julian Waldner. Martin, il mio fidanzato. Il tuo fidanzato? Congratulazioni. Sono stato fortunato. Eh già. Buona serata, allora. Julian Waldner. Che cosa ci fa a casa tua? Allora, alla prossima. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Statemi bene. Mi hai preso per uno stupido, vero? Perché? Scusa, perché non me l'hai detto subito che hai mandato tuo figlio alla fattoria solo per fargli verificare se eravamo solvibili? Non gli avresti permesso di metterci piede. Ha ragione, Julian. Sei veramente asfissiante. Ha detto proprio così? All'incirca. Io ti aiuterei, ma siete in affanno finanziario. Penso agli interessi altissimi e a quanto ci vorrà per ammortizzare l'investimento. Forse dei decenni. Io mi fido di Sophie. Ci riuscirà. E anche tu faresti bene a fidarti un po' più di tuo figlio. È un ragazzo davvero in gamba. È un uomo di città. Spero che Sophie riesca a raddrizzarlo. Buonanotte. Ciao, Franz. È un'antica ricetta contadina contro l'insonnia. Cioè, per rilassarsi. Non ci sono i fidanzati per questo. Martin è andato a casa domani. Deve alzarsi presto per governare i maiali e anche le mucche. Ma non mi dire. Preferisce le mucche a te. Sai una cosa? Trovo assurdo che uno come te, che non ha la minima idea di come sia il nostro lavoro, venga qui per aiutarmi a fare un business plan. Sul serio, risparmia la fatica e torna nella tua banca, ok? Mi dispiace. Non sono venuto qui per romperti le scatole. Credevo che dopo tutti questi anni... Ho dimenticato da un pezzo quello che è successo. Da un pezzo. Thank you.
Ciao, Mia. Allora, com'è andata? Malissimo, un disastro totale. Cosa? Eppure io ero convinta che quell'artista avesse un talento eccezionale. Scusa, di dov'era? Di Reykjavik. Il vernissaggio è stato un successo. Beh, ma allora... non capisco. Robert. Si è arruolato nella legione straniera? Molto peggio. Si è fatto prete? Ora spiegami perché un prete sarebbe peggio di un legionario. Non lo so. Lascia stare. Qual è il problema? È sposato. Santo cielo. No. Uff. Credimi, Mia, tu sei... sprecata per questi uomini. Dai, vieni qui per un paio di giorni. Riposati un po'. Tanto il vernissaggio ormai l'hai fatto. Sì, probabilmente verrò. Da voi almeno non ci sono uomini. Esatto. Ah, in realtà c'è... Julian Waldner in questo momento. Cosa? L'ha fatto venire mio padre. È tornato Julian. Il tuo primo grande amore, se non sbaglio. Il mio primo grande amore. È passato un secolo. A proposito, sai che Martin mi ha chiesto di sposarlo? Ah. Scusa, sono una stupida, vero? Dirti una cosa simile proprio ora. Ma no, non fa niente. Davvero, una proposta di matrimonio. Senti, ascolta un attimo, ascolta. Questo è il primo valzer che ballai con tua madre. E fu amore a prima vista. Capii subito che lei era quella giusta. Papà, Martin e io ci siamo fidanzati ufficialmente. Volevo dirtelo già da un po', ma non sapevo come avresti reagito. Ma è una notizia meravigliosa. Sono contento per te. Ti auguro con tutto il cuore di essere felice come me e la mamma. Toglimi una curiosità. Sì? Tu come hai fatto a capire che era vero amore? L'ho capito... Quando è vero amore, lo capisci e basta. Buongiorno, miei cari. Colazione. No, non farei sul serio, spero. Se vuoi ottenere un fido, devi fare i compiti a casa prima. Adesso? Non ci vorrà molto. E prometto che non sarà doloroso. Non darti tante arie. Ho studiato anch'io economia aziendale. Caro banchiere. La tua materia preferita, immagino. Ammetto che i prati in fiore mi hanno sempre interessato di più dei numeri e della partita doppia. Questo posso capirlo. Ah, sì? Stai scoprendo il romanticismo della vita bucolica? In realtà mi è sempre piaciuta. Dire addio alla Stiria quando sono andato al college in Inghilterra è stato doloroso. E va bene, allora facciamo così. Tu insieme a Simon e Lissi carichi il fieno mentre io mi dedico al business plan. Non c'è nessunissimo problema. Vediamo chi dei due capisce meglio il lavoro dell'altro.
Sì, ma che fate? Siete impazziti! Il mio piano pregiato! Spegni! Spegni! Si è rotto! Avete una vaga idea di quanto valga per me questo fieno? Ci ho messo una vita per riuscire a trovare la giusta miscela di erbe. Io mi dispiace, ho acceso troppo presto il macchinario e poi si è rotto l'interruttore. Rimetterò tutto a posto. Sì, possibilmente prima che piova. Maledizione! Grazie, ma non era necessario. Buonasera. Ciao. Ho sentito che oggi hai fatto imbestialire il capo. Per quello sembra avere un vero talento. Ti ho già detto che mi dispiace. Ho imparato la lezione e ho anche rimediato all'errore. E tu che mi dici, Sophie? Hai finito i compiti? Tutto qui? Che altro vuoi? La conversione è vero, sarà completata in 3 anni, ma i campi sono pronti. Il prossimo raccolto sarà biologico. Devo solo ottenere duro. Io ho bisogno di dati, molti dati. Chi sono i potenziali clienti? Perché la nuova stalla? Quando raggiungerete il pareggio? Come sei esigente. Sempre meno esigente di te. In compenso avrai una stellina extra se dovesse venirti in mente qualcosa che possa distinguervi dagli altri. Non sarebbe male, è un valore aggiunto. Renderebbe speciale la vostra fattoria. Il formaggio di pecora. Oggi lo vedo poco sveglio. Il nostro professor Oxford. Il valore aggiunto è il formaggio di pecora. Quello di Sophie è il migliore. Papà, tutti gli allevatori della zona producono formaggio. È vero, però il migliore lo produci tu. Ma chi vuoi che se lo compri? Quelli come me. Sì, certo. Il formaggio Brunnerhof in vendita nei migliori negozi del mondo. E su tutti i manifesti il faccione di papà. Permetti? Va benissimo. Ma per convincere la banca devi aggiungere qualche altro taglio alle spese. I cereali dovrebbero passare, il pollame e i maiali sono a posto. Il problema sono le pecore. Finché non sarete rientrati delle spese, niente stalla. Sì, ma io devo farla. Serve una stalla che dia un riparo adatto per l'inverno o non otterrò la certificazione biologica. Beh, magari i maiali. No, non è possibile. Mia madre ha cominciato con i maiali e da allora qui ci sono sempre stati. No, non posso venderli. Tutto avrei immaginato, tranne che tu assumessi la gestione della fattoria. Ricordo che ti piaceva leggere. Sì, in realtà avrei voluto studiare lingue. Ma sai, all'università di Berlino mi venne una tale nostalgia di casa che mi iscrissi ad agraria. Sono stata la prima a sorprendermi. Di solito porto a termine quello che comincio. Vedo che non ti sei pentita della tua decisione. No, neanche per un secondo. La fattoria biologica è la mia vita. Tutto quello che c'è qui io lo amo. Io... Julian, sei gentile a volermi aiutare, ma posso farcela anche da sola. Anche per me, Brunnerhof, non è solo un foglio di calcolo. È passato molto tempo. Ma a vederti qui ora ho come la sensazione che sia successo ieri. Senti, firmiamo un armistizio? Certo. Bene.
andato il viaggio? Bene, un solo autovelox, pensa. Figurati, in questo periodo stanno appostati come pelle rossa. Oddio, come pesa! Hai fame? Sì. Lui è Julian. Julian, questa è Mia, la mia amica. Ciao, Mia. Ciao. Ho sentito parlare di te. Davvero? Sì, ora però devo mangiare qualcosa. Magari un bel panino? Ci vediamo dopo alla festa di fidanzamento. Tu ci vieni, vero? Beh, se mi invitate... Devi raccontarmi tutto. Sì, più tardi però. Scusa, ma da quando è qua porti roba d'oro? Secondo te? Da quando sono fidanzata. Ah. Allora, sono molto felice che ci troviamo qui riuniti per brindare al fidanzamento di nostro figlio Martin. Vieni, Martin, non ti nascondere. Con la deliziosa e affascinante Sophie Brunner. Auguriamo loro tanta felicità per il futuro. Salute! Tanta felicità, Sophie! La nostra coppia fortunata! Che lo champagne possa scorrere a fiumi per tutta la vita! Che discorso commovente, ti ringrazio! Allora, a quando le nozze avete già fissato una data? Prima possibile. Meglio in autunno, non credi? Sì, o in primavera. Forse sarebbe meglio per via del lavoro, no? Ho una fame tremenda. Vuoi che ti porti qualcosa? No, grazie, va pure, ti raggiungo. Sono davvero felice che ti sposi. Però? Beh, chi si occuperà della fattoria? Simon, io devo solo sposarmi. La fattoria andrà avanti come prima. Martin poi vuole convertire al biologico anche la sua, non appena avremo ingranato qui da noi. La indossavo al mio matrimonio. Spero ti porti la stessa fortuna che ha portato a me. Sono proprio felice che tu ti trasferisca a Brunnerhof. Siamo sempre stati una grande famiglia. Ci sono stati i miei genitori. La madre di Emmy è venuta a vivere con noi. E poi noi tre, Emmy, Sophie e io. Quelli erano bei tempi. Sì, era anche un'altra epoca. Erano bei tempi. D'accordo, però oggigiorno le coppie preferiscono vivere per conto proprio. Magari soltanto finché non arrivano dei figli. Ma il primo periodo è fondamentale nel matrimonio. Gran bella coppia. Sei un uomo fortunato, Johann Brunner. Non hai voglia di festeggiare? Oppure questo evento campagnolo non è all'altezza di quelli di New York? Perché questo sarcasmo? Se non riesci a essere felice per Sophie, almeno cerca di non darlo troppo a vedere, no? O magari questo fidanzamento ti dà un po' fastidio. Pensavo solo al braccialetto che porta. Che io ricordi a Sophie l'oro non piaceva. Scusa, scusami. Sì? Posso chiederti una cosa? Sì. Immagina che noi due siamo stati insieme tempo fa. Che dici? Tu con uno come me? E mettiamo che dopo tanti anni ti ricordi ancora che a me non piace il salmone. Adesso però sto con un altro uomo che in un'occasione importante mi offre del salmone. Ah, lascialo perdere il salmone, sa di calzini osati. Però gli stuzzichini con mozzarella e pomodorini sono squisiti. Comunque non penso che tu abbia fatto un buon affare, perché quando ci si ama si sa quello che piace o non piace all'altro. Quanto hai ragione. Nemmeno io avrei mai pensato che Sophie e Martin... Pare che gli opposti si attraggano. Tu invece come sei messa sul versante amore? Beh, una lunga storia. Io ho tempo. Ti verranno i capelli bianchi. Io penso che... Dai. Poi però non ti lamentare, eh?
Ecco qua. Questo naturalmente è solo un campione. Il bouquet vero e proprio sarà molto più grande. Gigli? Sì. Il tuo fidanzato mi ha detto che ti piacciono. Deve esserci stato un malinteso. I miei fiori preferiti sono... Le margherite. Già. Non c'è problema, ne parlerò con Martin. Poi tornerò e decideremo come farlo. D'accordo. Scusa, non volevo intromettermi. No, non preoccuparti. Temo che fra un po' comincerà a piovere. Devo scappare. Sì, Molly, sì! Sbrigati! Dobbiamo raccogliere il fieno prima che cominci a piovere, forza! Te lo ricordi, vero? Freddo. Quando hai appuntamento? Tra mezz'ora esatta. Prendi la mia, farei prima. Non serve, grazie. E va bene. Anche se una bella ragazza come te può permettersi di ritardare. Questo è il primo mobile che Amy e io comprammo insieme. La faceva impazzire il fatto che le ante chiudevano male. E io dovevo sempre prometterle che prima o poi le avrei riparate. Forse ora è un po' tardi, però. Quando hai capito che era vero amore? È una domanda che mi fanno spesso ultimamente. Ma che diavolo avete voi giovani? Non sapete più che cos'è l'amore. Aiutami. Lo capisci e basta. E non ti fai tante domande. Significa che la richiesta di fido è stata respinta. Mi scusi, ma proprio non riesco a capire. Vi ho fornito un perfetto business plan entro il termine stabilito. Allora, perché? No, lasci stare. Forse è il caso che parli con il signor Waldner. Io glielo chiamerei volentieri, ma come vede ha già scritto tutto qui. Allora, arrivederci.
Questo mobile è proprio una porcheria. Che robaccia. Perdonami, Emmy. Tutto a posto? Non è a posto niente! Perché non me l'hai detto prima? Tu lo sapevi! E mi fai pure andare in città con la tua stupida macchina! Che cosa avrei dovuto sapere? Che cosa è, una vendetta? Perché non ho accettato di vendere i maiali? Per quale motivo avete respinto il mio business plan, tu e tuo padre? No, spiegamelo! Mio padre ha bocciato il progetto. Pronto, sono Julian, c'è mio padre, è urgente. È andato a teatro. Sono felice che almeno lui si svaghi un po'. Sì, Julian ha ragione. Dobbiamo ridurre i capi di bestiame, papà. Drasticamente. E Simon e Lissi? Li licenziamo? Vedrai che ce la faremo. Ma per il sogno della fattoria biologica dovrai aspettare. A dormire, papà, dai. Ne parliamo domani. L'antica ricetta contadina non serve solo a combattere l'insonnia, ma anche i dispiaceri in generale. Il business plan non era ben strutturato, avrei dovuto saperlo. E adesso che faccio? Dormi. E io domani parlerò con mio padre. No, neanche per sogno, non mi va. Non voglio chiedere l'elemosina. E se a tuo padre non piacciono le mie idee, dovrò inventarmi qualcos'altro. D'accordo. La banca Waldner non è l'unica a concedere fidi. Non darti per vinta. Non è da te. Domani è un altro giorno. Troveremo una soluzione, non preoccuparti. Avevo ragione io, Sophie. Buongiorno, Sophie. Non hai paura che quel vecchio vaccinino un giorno ti pianti in asso? Scusaci, papà. Io e Sophie dobbiamo parlare. Certo, statemi bene. Sophie, su col morale. Quando si tratta di soldi, Martin ci sa proprio fare. Non voglio che parli con i tuoi genitori dei miei problemi economici. Così mi metti in imbarazzo. Ma dai, Sophie, fra un po' saremo una sola famiglia. Martin, io non so più che cosa fare.
Non posso arrendermi ora, un passo dal traguardo. È molto semplice. Te li presto io i soldi. No, no, io non voglio i tuoi soldi. Mi serve solo un consiglio. So che vuoi fare sempre tutto di testa tua e che sei tremendamente orgogliosa, ma noi ci sposeremo. Vuol dire che staremo insieme nella buona e nella cattiva sorte. O non vuoi più sposarmi? Certo, certo. Allora è tutto a posto. Ah, Julian, arrivi a proposito. Sto scrivendo un biglietto di felicitazioni a tua madre. Ha pubblicato un nuovo romanzo. Vuoi dirmi che significa tutto questo? Mi mandi alla fattoria dei Brunner per verificare che la conversione al biologico sia economicamente sensata e poi respingi la richiesta di Fido senza neppure coinvolgermi. Perché tu sei stato coinvolto. Posso sapere come? Hai aiutato Sophie ad elaborare un business plan. Ma dove sono le misure di risparmio? Qual è la peculiarità della fattoria? Ci sono un'infinità di fattorie biologiche in Stiria. L'idea in sé non ha nulla di entusiasmante. La penso anch'io così. Ma sarebbe stato più corretto da parte tua avvisarmi prima. Tu mi hai mandato lì allo sbaraglio e lo sapevi. Se me l'avessi detto, avrei potuto preparare Sophie. Adesso basta, Julian. Sarebbe stato compito tuo suggerire a Sophie come fare dei tagli alle spese. Dal punto di vista formale hai ragione, ma io lavoro diversamente. Non possiamo solo dettare regole. Ascoltare, proporre, aiutare. È esattamente ciò che ho fatto con Sophie. Ecco, hai visto? L'avevo capito subito. Che quel business plan non era farina del tuo sacco. Tu hai dato a Sophie dei suggerimenti che lei però non ha seguito. Quella è anche più testarda di suo padre. Però ci mette grinta e ha una gran forza di volontà. Ed è proprio per questo motivo che io il fido gliel'avrei concesso. Ma la mia opinione a te non interessa. Credi che questa decisione sia stata facile? Johan è il mio migliore amico, lo avrei aiutato volentieri. Ma la nostra banca ha delle regole che non posso infrangere neppure per un vecchio amico. Non è in questo modo che si fanno gli affari. Visto come ti stai battendo per la fattoria, sembrerebbe che ci sia sotto qualcos'altro. Ora ti prego, metti una firma, dai. Perché ti congratuli con la mamma? Quando hai iniziato a scrivere, le hai detto che era soltanto un passatempo ridicolo. Tu non ti fidi di nessuno, a parte te stesso, ovviamente. Per te potrà anche funzionare, ma sappi che non sarò mai il tuo portaborse. Ciao, Martin. Di pane dovremmo averne a sufficienza. Ti ringrazio, Martin. Senza il tuo sostegno non avremmo neanche potuto pensare di costruire la nuova stalla. Ma figurati, per me è un vero piacere. Per Sophie sarai un ottimo marito. Già. E non vedo l'ora di sposarmi per poter finalmente vivere insieme. Noi due soli, intendo. Scusa, stai parlando seriamente? Certo. E ti ringrazio per averlo capito. Del resto tu vuoi solo il meglio per la tua Sophie. E beh, la cosa migliore sarebbe ovviamente che pensasse che sia una tua idea, altrimenti si sentirebbe per sempre in colpa. Io... Dove dovrei andare? Non so se hai già provato a dare un'occhiatina qui intorno, ma in questa zona ci sono diverse residenze per anziani e sono tutte molto belle. Sono ancora un po' troppo giovane per l'ospizio. No, ma che ospizio, dai, che parola fuori moda. Sono veri e propri hotel e sono dotati di tutti i comfort. Vedrai che troverò quello giusto per te. E... senza badare a spese, naturalmente. Sappi che su di me potrai sempre contare. Papà, perché giovedì non porti anche Martin a giocare a carte? Per ringraziarlo. Cari amici, cari parenti, dove siete seduti ora, costruiremo la nuova stalla.
Per il momento sacrificheremo il giardino, ma più avanti, quando la fattoria sarà completamente rimodernata, ne realizzeremo uno ancora più grande e bello. Festeggiate insieme a noi, allora. Alla salute. Prendiamo alla a Brunnerhof. Alla salute. Alla salute. A Brunnerhof. Che cosa vuole rimodernare Brunnerhof? Sì, questa è l'idea. Non è male avere una figlia che sposa un ricco agricoltore. Eccone una fresca. Tutto bene? Grazie mille. Sono felice che siate riusciti a risolvere questa faccenda da soli. Julian è venuto da me stamattina e abbiamo discusso animatamente per tutta questa storia. Se fosse stato per lui, il fido l'avresti ottenuto. Ma così sarà tutto più facile. Grazie. Di che cosa? Beh, grazie di essere così come sei. Vuoi ballare? Che bello, anche tu convertirai la tua fattoria al biologico. E quando lo farai? Abbi pazienza, ma sui metodi con cui gestisco la mia azienda agricola non devi mettere bocca. Se tempesti di domande indiscrete anche quelli con cui esci, non mi sorprende che tu sia ancora single. Tieni. Balliamo noi due. Sei sicura? Scusa, posso invitare a ballare la mia fidanzata? Prego. Che cosa è successo fra te e Mia? Ah, niente. È solo una gran rompiscatole. Ma è la mia migliore amica. Sì, ma non per questo deve essere anche amica mia, no? Voglio sperare che diventerà un po' meno invadente quando saremo sposati. Vado a mangiare qualcosa. Ti sembra che scherzi? Piantala, non prendere in giro. Aspetta, ti sistemo la camicia. Scusa, ma l'eccessione che tu vada ora con tuo marito di Zoe. Do una mano io. Grazie. Faccio da solo. È stata una bellissima festa. Strano che tu ti faccia vedere da queste parti. Johan è pur sempre il mio più caro amico. Che però hai piantato in asso quando aveva bisogno di aiuto. Si è risolto tutto. Sophie potrà convertire al biologico e costruire la stalla. Sì, ma c'è da chiedersi a quale prezzo. E dai. Martin, non è il momento, ti prego. Julian, tornatene a casa. Non hai più niente da fare qui. Senti, Johan, tu fai il tuo lavoro e io faccio il mio. Il tuo fido puoi anche tenertelo. Non gira sempre solo tutto intorno ai soldi. Già. Comunque mi fa tanto piacere che la tua Sophie sia felice.
i figli. Ci si augura sempre il meglio per loro. Ma chissà se il meglio è anche la cosa più giusta. Ti ringrazio. Pensi che staremmo ancora insieme se io allora non me ne fossi andato? Eravamo troppo giovani per un rapporto serio. Ma non per provare dei sentimenti. Non saremmo certamente quelli che siamo oggi se fossimo rimasti insieme. Tu avevi bisogno di fare le tue esperienze, di andare a Oxford, a New York. La fai troppo semplice. Ma che cosa ti aspettavi? Che avrei passato gli anni a piangere e a disperarmi per te? E se invece fossi stato io a disperarmi? Il braccialetto dell'amicizia. Ce l'hai ancora? È il mio portafortuna. Non ti ho mai dimenticata. Buongiorno. Buongiorno. Non sarebbe dovuto succedere. È stato uno sbaglio. Doveva succedere, invece. Io ti amo. Ah, che sciocchezza! Non è una sciocchezza. Ma io sono fidanzata con Martin. Scusami. Avrei dovuto pensarci, ma... me ne sono dimenticata per un attimo. Sono molto confusa da quando sei tornato qui. Non ti sono indifferente e il bacio era vero. Insomma, la vuoi smettere? La mia vita stava andando avanti benissimo prima che ricomparissi tu e mettessi tutto sotto sopra. Un classico è proprio il tuo stile. Arrivi quando ti pare e te ne vai quando ti pare. Ma le cose non funzionano così. Almeno con me. E se stavolta rimanessi? Mi dispiace, Julian. Thank you.
Complimenti, papà, ce l'hai fatta. Già. Che bello. Se n'è andato. Sì. Dai, portiamo in casa questo capolavoro. Ospizio? Vuoi andare a vivere in un ospizio? Ormai non si chiamano più ospizi, si chiamano residenze per anziani. E vorresti lasciarmi qui da sola? Beh, ho solo pensato che una volta sposati, voi avrete bisogno di un po' di privacy. Di un po' di privacy? Papà, la parola privacy non te l'avevo mai sentita pronunciare. Ma come ti è... Mi vuoi spiegare come ti è venuta un'idea del genere? Puoi continuare da solo, figurati, grazie. È tutto a posto, sembravi così agitata al telefono. Martin, per caso hai escogitato un piano per mandare via mio padre? A mia insaputa? Non esagerare, Sophie. Mi sto solo preoccupando per noi. Ma Brunneroff è casa di papà. Cerca di capire, su. Mi dà già fastidio vedere i miei in cucina tutte le mattine. Il fatto che siamo contadini non vuol dire che dobbiamo vivere come nel Medioevo, con 3 generazioni sotto un unico tetto. Voglio bene a tuo padre, non c'è niente di personale. E credi che la veda così anche lui? Se all'improvviso deve lasciare la casa in cui ha trascorso una vita intera. Beh, ma i cambiamenti non sono per forza negativi. Non ti ricordi? Tu stessa hai detto che si sente molto solo da quando tua madre non c'è più. In una residenza per anziani potrebbe conoscere gente nuova, trovare una nuova compagna. Lo vedo quanto ti sei preoccupato. Peccato che tu mi abbia tenuta all'oscuro di tutto. Tu hai già tante cose a cui pensare. Il progetto di conversione al biologico, i preparativi per le nozze. Ehi, se il mio futuro marito vuole cacciare mio padre di casa, ho tutto il diritto di esserne informata. Noi due dovremmo essere una squadra, le decisioni dovremmo prenderle insieme. E adesso cerchi di imporre la tua volontà a mia totale insaputa. Questo sì che mi sa tanto di Medioevo. E comunque non è la mia idea di matrimonio. Ah no? Il matrimonio però non è neppure una strada a senso unico. Ti ho prestato molti soldi, Sophie. Non credi che in cambio dovrei avere qualcosa anch'io? Ah, ora ho capito. E in cambio dei soldi dovrei vendere mio padre, secondo te? È molto interessante. Sì. Posso richiamarla dopo? Grazie. Sophie! Ciao. Ciao. Sei preoccupata, tesoro? Solo un tantino confusa, sai. Sembra che sia normale per una sposa. Ti vuoi sfogare? Allora parlo io. Che è successo? Ha detto che vuole separarsi dalla moglie. Robert? È Brad Pitt, sì, certo, Robert. Ehi, questa sì che è una bella notizia. Sì, è vero, ma non per sua moglie. O magari sì. Lui dice che non è più innamorato ormai e che è una vita che non dormono più insieme. Che cosa originale. E tu ci credi? Sì, perché non dovrei? Noah, è ora di un'altra serata tra ragazze, mi sa. Ti va? Lo pensi davvero? Avevi proprio ragione. Ma che cosa ci fanno queste belle bambine tutte sole? È rimasta lì come un idiota, te lo ricordi? Sì, certo che me lo ricordo benissimo. Però alla fine mi ha fatto bene. Mia, forse è meglio andare da un'altra parte. Perché? Ma che dici, mi dai? Giuro, perché non vuoi? Ciao, Mia. Ciao, Robert. Bravo.
Finalmente, hai fatto proprio bene. Che bastardo. Mi porta un altro caffè, per favore? Subito, signore. È il quinto. Lo so. Tu invece non vuoi dirmi che cosa è successo? Martin. Io pensavo Yuli. Sì, anche lui. Non so più neppure che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Sei fidanzata con Martin, ma sei innamorata di Julian. È più che naturale che tu sia confusa. Ma io amo Martin. In fondo abbiamo solo litigato. E poi tutta la faccenda con Julian, chiaramente mi ha... Il problema è che sono stressata. Martin è sempre stato solo un ripiego. Non ha niente a che vedere con il tuo primo grande amore. Julian è stato una cotta da adolescenti e basta. La storia con Martin è adulta, matura, sai... Lui mi capisce, viene dalla mia zona, ha anche lui una fattoria e poi è... Lo vedi? Intendevo proprio questo. Martin non ti ha mai fatto sentire le farfalle nello stomaco. Per favore, Mia, non ho più 17 anni, non mi servono le farfalle, ma un uomo di cui fidarmi. Se vuoi vivere con un'altra persona fino a quando sarete vecchi e vuoi sopportare tutti i suoi difetti, te ne servono almeno 2 dozzine di farfalle, altrimenti gli chiederai il divorzio la prima volta che lancia i calzini puzzolenti ai piedi del letto. Sul serio. Senza farfalle non potrai mai fare questo percorso. E tu quando è che hai fatto questo percorso? Sentiamo. Visto che i tuoi rossetti durano più delle tue relazioni. Sì, è vero. Forse non sono fatta per la vita di coppia. E allora? Non ci si può più divertire? Io voglio solo essere trattata con rispetto e non voglio essere presa in giro. Ma soprattutto non voglio prendermi in giro da sola. Non è prendersi in giro, sono compromessi, Mia. Se vuoi avere una relazione, devi fare delle concessioni e soprattutto devi cercare di risolvere i problemi. Io non mi arrendo così facilmente, siamo fidanzati. Fa come ti pare, allora continua pure a risolvere problemi con quel contadinotto. Al massimo tuo figlio lo chiamerai Julian. Oh, non ti sopporto. Sophie, dove vai? Mi dispiace. Sono stato un egoista. È che ero così felice all'idea di vivere da solo con te. Però, se sarà necessario, vuol dire che abiteremo in 3 a Brunnerhof. Se sarà necessario. Adesso però non pesare ogni parola che dico. Mostrati almeno contenta del fatto che sono disposto a scendere a compromessi. Ti prego, dimentichiamo il nostro litigio. No, no, credimi, non va neanche a me di discutere, Martin. Io però non posso sposarti. Non capisco perché. La questione di tuo padre è stata chiarita. Può restare, è tutto sistemato. No, 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 non è questo. È che... per troppo tempo... sono stata cieca. Mi dispiace. Ma sei impazzita? Devo parlarti, possiamo vederci? Mia, mi dispiace. Adesso è ufficiale, sei tu la più saggia tra noi due. Io sono una stupida. Non parlare così della mia migliore amica. È stato terribile.
Martin era davanti a me e io non riuscivo a dirgli che era Julian il vero motivo. Avevi ragione tu, dopo Julian io non sono mai più stata veramente innamorata. Posso consigliarti una cosa? Perché adesso non sali in macchina e vai di corsa da Julian? Lui ama te, tu ami lui. Vuoi aspettare altri 15 anni? Dai, falle volare quelle farfalle. No, questo non è il momento giusto. Non avendo più accettato i soldi di Martin, sono completamente al verde e ho un mucchio di preoccupazioni. Se dicessi a Julian che lo amo, lui penserebbe che io lo faccia solo per risolvere i miei problemi. Però io posso aiutarti, vero? Certo. Per caso conosci qualcuno che sappia disegnare? O che si intenda di grafica pubblicitaria? Non ci sarà mai più una fattoria in cui mi trovo bene come in questa. Su, ragazzi, ora non fate sentimentali. Hai ragione. Noi in un modo o nell'altro ce la caveremo. Ma che ne sarà degli animali se la fattoria non diventerà più biologica? Eccomi, sono tornata. Non piangere, Lissi. Io non vi lascerò andare. E non verrà venduto nemmeno un animale. Però mi serve il tuo aiuto, papà. Piano piano, ce la fai, vero? Sì. Attenzione. Dai. Ci siamo dai, quasi. Dai. Sì, così. Sì. Bene, adesso spingetelo in avanti. Ancora un po'. Sì, così. A posto. Grazie, papà. In fondo, anche Amy avrebbe voluto così. Simon! Lissi! Mai detto. Il miglior formaggio di pecora di tutta la Stiria. Chi l'avrebbe mai detto? Io. Beh, è così che siamo diventati grandi, con piccoli crediti ai contadini. Nel corso degli anni mi si deve essere annebbiata la vista. Tutto sommato, il rischio di concedere il fido alla fattoria Brunner me lo sarei dovuto assumere. Gli interessi li avrebbero schiacciati. Oh. Un momento. È soltanto una mia sensazione o ci siamo appena scambiati i ruoli? Io devo chiederti scusa. Non ho avuto fiducia in te ed è stato un errore. Al quale puoi facilmente rimediare. Ora che Sophie ha avuto la splendida idea del formaggio, la richiesta di fido può tornare sulla tua scrivania. Ha dimostrato senso degli affari, quindi merita di ottenerlo. E le servirà per avere la certificazione biologica. Può esserci soltanto un uomo al timone. D'ora in avanti io sarò il consulente senior. Per qualunque domanda sono a tua disposizione, però le decisioni le prenderai tu. Tu, consulente senior? Ma non farmi ridere. No, dico sul serio. Ho fatto del male a tante persone alle quali tenevo molto. Non voglio rischiare di perdere anche te. E per questo mi cedi la banca? Non ti sembra un po' eccessivo? No, avevo in mente di farlo fin dall'inizio. Ma non avevo ancora deciso il momento. Mi sono reso conto che non posso proprio permettermi di lasciare una risorsa qualificata come te in secondo piano. E poi, detto fra noi, sono felice di avere finalmente una scusa per andarmene più spesso a caccia con gli amici. Grazie. Vieni qua. Mi dispiace, Julian. Non è così grave. No, no, mi riferivo a Sophie. Ero all'oscuro di tutto. È durata poco la falegnameria. Sì, un piccolo sacrificio per tenere qui Lissi.
E anche questo caprone. Andrà tutto bene, Zofi. Sì. Avete appetito? Sempre. Sophie, grazie a Melanie. Julian. Presidente, ci onora della sua presenza. No, consulente senior. Ci tenevo a scusarmi con te. Figurati, Franz. E per che cosa? Per il fido che alla fine ci hai concesso comunque. Chissà se mia figlia avrebbe mai trovato il coraggio di produrre il suo formaggio di pecora senza il tuo calcio nel sedere. Beh, allora non tutto il male è venuto per nuocere. Già, mi vuoi scusare? Sì, certo. Rosa, sono felice che tu sia qui. Davvero? Davvero? Tu lo sapevi che il 78% delle persone sposa qualcuno che ha conosciuto in ambito lavorativo? No. E che solo il 42% è soddisfatto del proprio lavoro? Fa riflettere. Sì, ma che c'entra la prima cosa con la seconda? Posso interrompervi un attimo? Prometto che sarò molto breve. Volevo solo ringraziarvi di essere venuti così numerosi a festeggiare con me questo meraviglioso giorno. Ora non starò qui a raccontarvi di nuovo tutta la storia, tanto c'eravate e molti di voi hanno faticato, perlomeno quanto me. Volevo dirvi che senza il vostro aiuto non ce l'avrei mai fatta e quindi grazie mille, grazie a tutti. Bravo! Alla migliore amica del mondo! E al miglior capo del mondo! Giusto! Un brindisi alla novella biocontadina! Ho sempre saputo che ce l'avresti fatta. Hai la stessa testa dura di tua madre. Grazie, papà. Ora vieni. Sì. Vai. Guarda. Io non ci speravo quasi più ormai. Nessuno la merita più di te. Te la sei dovuta sudare la certificazione. Ma non intendevo quello, intendevo te e me. Che potesse succedere una cosa simile. Io ero innamorato di te fin dall'inizio. Ma per favore, come fai a sapere quello che provavi allora? Eravamo soltanto due adolescenti. Quando è vero amore lo capisci e basta.